E Carmine Ranieri, il nuovo segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, eletto alla conclusione del primo congresso unitario tra le due segreterie regionali che si è tenuto nella giornata di oggi a Montesilvano. Ranieri, 45 anni, una laurea in economia, è iscritto in CGIL dal 1991, è entrato a far parte negli ultimi 3 anni della segreteria regionale del sindacato. Le prossime sfide saranno quelle che riguardano il tema delle aree interne, quella della ricostruzione, quella del potenziamento e manutenzione delle infrastrutture, pensiamo alle strade, alle autostrade, alle scuole, agli edifici pubblici che oggi non sono sicuri, pensiamo ai temi dei tagli sul trasporto pubblico locale e poi i temi della sanità e del sociale, lo spopolamento delle aree interne. Ecco, nei prossimi anni la CGIL dovrà lavorare su tutti questi temi che oggi sono un punto cruciale per la nostra organizzazione, ma soprattutto il tema principale, che è quello del lavoro e dell'occupazione. Per fare questo è necessario che ci siano investimenti, investimenti pubblici che creano un grande moltiplicatore economico. Mi riferisco ad esempio appunto a tutta la ricostruzione del nostro tessuto infrastrutturale. Ma investimenti significa anche puntare sull'università e sulla ricerca. In un'indagine sviluppata proprio dalla CGIL qualche giorno fa, viene fuori che nella nostra università e soprattutto all'università abruzzesi e molisane i lavoratori precari sono di più dei lavoratori a tempo indeterminato. Ecco, non si fa ricerca se ci sono lavoratori che non hanno lavoro stabile, non si fa ricerca e sviluppo se non ci sono investimenti nel settore dell'università.